Buonasera Beppe. Ciao, bentornati. Oggi ti ho portato in piazza Sant'Agostino. Infatti, piove governo Lago. Appena siamo scesi qui nei pressi della sede del PD, si è abbattuto un temporale e ci siamo bagnati tutti. Non so se questo è un po' il segno del nubifragio di questo partito che non che si ancora sa. Non ha capito. Non ha capito? Ancora non ha capito, specialmente anche ad Arezzo non hanno capito, vedi i risultati di Caprese e Capolona. Io conosco più la realtà di Capolona, logicamente, c'era stata qualche voce su di me. Conosco la realtà di Capolona perché? Perché a Capolona c'era un sindaco che ultimamente, forse era già al terzo mandato, con l'interruzione di quando faceva il presidente Coningas e Estra, e che ormai non era più amato la popolazione, ma lo si sapeva apertamente che non era più amato la popolazione. E nonostante ciò il partito ha voluto insistere nel presentare un candidato impresentabile. E il risultato qual è? Che ha perso una sonata storica che non era mai successa a Capolona. Ho visto che il segretario comune provinciale ha minacciato le dimissioni, no, ha detto che è disponibile dalle dimissioni. Ecco, le dia subito. Ma con lui, è arrivato. Ma con lui le dia anche un'altra cerchia di persone che non hanno capito ancora che questa, oggi questa situazione va cambiata, il partito deve cambiare, sì, però ci sono delle situazioni che vanno cambiate, atteggiamenti che vanno cambiati, non c'è niente da fare, soprattutto sul fatto della sicurezza e dell'immigrazione. Noi siamo stati paladini della sicurezza, per fortuna. Ma noi chi? Noi, ai nostri tempi come PD, siamo stati paladini della sicurezza e ci infamavano, bastava che succedesse una piccola cosa. Oggi succede il finimondo, però cosa è successo? Che non abbiamo proseguito in questa linea. La gente è stanca, vedi gli ultimi avvenimenti di questi giorni anche che ci sono stati, e lo stupro della ragazza, che poi forse è l'ultimo anello, ma continueranno. La gente è stufa, vuole sicurezza, e la sicurezza la vuole soprattutto nel campo dell'immigrazione. Cioè l'immigrato oggi, io premetto che sono favorevole all'immigrazione, se è chiaro, perché è giusto accogliere chi si deve accogliere, ma questa accogliere indiscriminato la gente non lo capisce, il PD non l'ha capito, ha continuato la sua politica e il risultato qual è? Che sia a livello locale, sia a livello nazionale è quasi sparito, non diciamo è quasi sparito, forse ha mantenuto certe posizioni importanti e dove ha presentato candidati spendibili ha vinto, vedi Brescia, allergia, vedi Brescia, non si vuole capire. Si vuole perseverare in questa situazione? Bene, allora prepariamoci a dire che la sinistra scomparirà, rimarrà un piccolo zoccolo duro, rimarrà questo piccolo zoccolo duro. Però qui va cambiata politica, noi l'immigrazione così in generale non si può accettare. Se accogliamo i migrati, li dobbiamo accogliere come si deve, devono essere inseriti come si deve, devono trovare lavoro, purtroppo che non c'è neanche in Italia oggi, ma vanno inseriti il lavoro sociale come mi pare, però devono essere inseriti. Chi ci sta e segue le nostre leggi, bene. Chi non le vuole seguire e vuole delinquere, se ne deve andare a casa, non c'è posto per lui. Questo la sinistra ancora non l'ha capito, si continua così a generalizzare l'immigrazione. Il risultato qual è? Che la gente si è scocciata e vota due partiti populisti. A prescindere poi dalla figura, dalle figure, sono importanti anche le figure locali, però mi sembra che poi spesso non si presentano neanche col simbolo del PD, perché anche a Capolona o a Caprese non è che c'era il simbolo del PD, erano liste civiche. Neanche nelle liste civiche c'era il simbolo della lista civica, ma c'era il nome del candidato. Questo è vero, ma sai, il personalismo oggi sanno, impera. Certo. Oggi impera. Poi lo sanno che è la figura di riferimento, chiaramente. Oggi impera. Di no, indipendentemente da questo, il nome del candidato, ma hanno presentato candidati spendibili. Scusate, ma Vedi, un argomento che fa venire fuori dei gospi in gola. Candidati che effettivamente hanno seguito nella popolazione, danno delle certezze, non candidati così, tanto per fare. E poi dopo il risultato si è visto qual è. Vedi anche Arezzo presentato. Ma se continuano così, altro che Arezzo. Ma non si vuole capire. Io penso che appunto non soltanto il nostro segretario provinciale dovrebbe dare dimissioni, ma dovrebbe dare dimissioni l'intero direttivo del comitato provinciale e del comitato comunale. E rifondare da zero il partito, perché altrimenti così non c'è da fare. È destinato a scomparire. Però lui è arrivato anche una responsabilità forse. Vabbè, lui è un uomo del PD, perché viene da Cortona, ha fatto l'assessore a Cortona, è un uomo inserito nel partito, quindi
sa benissimo, ha cavalcato l'onda renziana, come l'hanno cavalcata in tanti, tutti coloro che adesso sono a dirigere il partito, e questo è il risultato. A livello nazionale, se Renzi è sparito, e quindi a livello locale devono fare altrettanto. Rischiano anche la regione, secondo te? Ma, vedendo i risultati di Pisa, di Massa, di Siena, dove addirittura il sindaco Valentino ha preso il 21%, ricordiamoci che Siena era molto più rossa di Arezzo, e il sindaco Valentino ha preso il 21%. È vero che sicuramente c'è qualche diatriba interna al PD, perché anche queste storie delle primarie fanno perdere continuamente le elezioni. Perché dopo cosa succede? Coloro che hanno perso le primarie non vanno a votare, oppure votano contro, e quindi sono un fatto altamente negativo. I parlamentari non l'hanno fatto poi. Infatti il Bonanni ci sono mai andato, mai andato a votare, perché sono secondo me, no, l'ultima volta sono andato perché sinceramente avevo un candidato che poi è arrivato terzo, senza fare il nome, che secondo me dava, conoscendolo, conoscendo anche le proprietà personali, mi dava delle caratteristiche per fare il sindaco importante, e poi invece ha vinto l'onda renziana, e l'onda renziana oggi ha travolto tutto. E vabbè, l'ha travolto in negativo, adesso non in positivo. Ci vediamo domani. Ciao.